Che gioia di avervi qua. Grazie, grazie. Grazie, grazie come sempre di seguire con questo grande affetto le lezioni magistrali. Allora, stasera abbiamo una lezione particolare, nel senso che questo signore Luca Bigazzi, che conoscete tutti, che insomma è un grandissimo direttore della fotografia, ci parlerà della, diciamo, relazione tra fotografia e cinema, che è una stringente è un rapporto di filiazione. Insomma, il cinema, come sapete, in qualche modo noi fotografi rivendichiamo, diciamo, la paternità del cinema, no? Che è un insieme di fotogrammi che creano l'illusione del movimento. E allora abbiamo uno dei più grandi interpreti della fotografia nel cinema e lo ringraziamo intanto di essere qui. Dialogherà con Alberto Saibene, che è un giornalista, lui stesso regista, insomma, e credo che sarà una lezione molto interessante. Abbiamo già analizzato nella lezione precedente il rapporto tra teatro e fotografia, adesso cinema e fotografia, e poi credo inizieremo in realtà il primo incontro di settembre con Vanessa Beecroft e il rapporto tra fotografia e arte, insomma, quindi chiuderemo questo micro ciclo, diciamo, di fotografia e. Insomma, un grande applauso ai partecipanti a questa sera e vi lascio la parola. Luca. E noi metto qui così ci vediamo, se no non ci vediamo. Ecco. Facciamo così. Allora, grazie, siete in tanti. So che gli incontri di AFIP sono sempre molto, molto frequentati e quindi questa è una cosa bella. Io conosco Luca Bigazzi da quasi 20 anni e adesso ultimamente ci è anche capitato di lavorare insieme, o meglio di collaborare io con lui. Però forse bisogna tornare un po' prima, un po' più indietro di 20 anni fa, cioè bisogna tornare a un'epoca in cui a Milano era molto difficile fare cinema. Ci sono stati dei momenti in cui in realtà nella storia di Milano si è potuto fare cinema, nei primi anni 60, qualcosina di cinema, diciamo, di movimento sperimentale negli anni 70, quando Luca ha iniziato, diciamo, ha pensato che si poteva fare cinema, era un'epoca, direi, difficile, insomma, in cui a fare cinema erano pochissimi. E questa è la classica domanda, che è la classica, come dire, premessa per dire come hai cominciato. Diciamo, io so come hai cominciato, insomma, hai cominciato da autodidatta, e quindi ti chiederei sia come hai cominciato e quali sono vantaggi e svantaggi di cominciare e di proseguire, perché poi uno da autodidatta. Che bravo presentatore, eh? Vabbè, vedi. Allora, no, io sono nato a Milano, ho sempre vissuto a Milano, ho finito il liceo nel 77 e questa data vi fa capire un po' di cose, insomma erano anni in cui la politica era determinante per la nostra generazione, in cui eravamo, e io sono ancora convinto che riusciremo a cambiare il mondo, e questa passione politica è stata coltivata insieme ad altri amici, compagni per lungo tempo, contemporaneamente a una passione per la fotografia, la fotografia still, quella dei fotografi veri, quindi la camera oscura, lo sviluppo, quel miracolo che avviene nella camera oscura quando emergono le immagini stampate e tutte queste cose che oggi purtroppo i fotografi digitali hanno perso, ma lo dico però senza rimpianto, lo dico come cosa a parte. Insomma, contemporaneamente in quegli anni, a parte la politica e la fotografia, c'era un posto meraviglioso che era l'Obraz Cinestudio, un posto che ha formato una generazione di cinefili, nel senso che Enrico Livraghi, che era il meritorio animatore di quel luogo, ha proiettato dei film che non si sarebbero visti da nessuna parte altrove, e quindi cinema indipendente, ma anche classici, film con i sottotitoli. Meravigliosa abitudine ormai semipersa. E quindi, insomma, la fotografia, il cinema, una passione per un cinema che in quel momento stava anche un po' cambiando, perché erano gli anni
del nuovo cinema tedesco, in cui si iniziava a capire che forse il cinema si poteva fare in maniera diversa rispetto al passato. Iniziavano anche delle nuove tecnologie anche elementari, cioè tipo le pellicole diventavano più sensibili, le ottiche diventavano più luminose, le macchine da presa diventavano più leggere, insomma iniziava, si intravedeva la possibilità di un cinema che raccontava la realtà e quindi forse, e questo dal mio punto di vista, aiutava la realtà a cambiare. Il cinema è uno strumento politico come pochi, sia uno strumento di intrattenimento ma anche uno strumento di indagine sulla realtà, insomma. Quindi per me che dire, era la passione, era una passione fotografica ma era una passione per il cinema, senza nessuna speranza, perché a Milano il cinema non si faceva. Allora che cosa è successo? Che i casi della vita, io sono perennemente, dico che sono molto fortunato, e è proprio così, cioè perché al liceo insieme, io ero in classe con Silvio Soldini, eravamo in classe insieme, io facevo politica, lui no, però insomma diciamo non ci parlavamo molto ma eravamo in banco insieme, e quando lui poi ha finito il liceo, lui è andato a fare una scuola di cinema vera, la New York University, io invece ho fatto per ragioni di sopravvivenza l'aiuto regista in pubblicità, insomma la segretaria d'edizione più che l'aiuto regista, ero veramente pessimo, cioè, io detestavo, potete immaginare con questa premessa il mio rapporto con i pubblicitari, insomma io odiavo la pubblicità, odiavo quelle scatolette di detersivo illuminate in maniera mostruosa con tutte quelle luci inutili, insomma mi sembrava veramente un travisamento della realtà e veramente un'offesa proprio all'idea, cioè l'idea che si consumasse della pellicola per illuminare dei vasetti di detersivo, insomma mi sembrava ripugnante, e il modo in cui li illuminavano mi sembrava terribile, insomma quindi facevo questa cosa con un certo disprezzo e che vergogna. L'applauso è di troppo, scusate. Vabbè, insomma diciamo vedevo delle cose che non capivo bene, perché poi in quegli anni invece si creava anche a Milano misteriosamente un piccolo movimento di filmmaker indipendenti, c'era Studio Azzurro per esempio che iniziava a fare delle cose, insomma niente, a un certo punto Silvio Soldini torna da New York e siccome io avevo visto, ero l'unico che conosceva che avesse visto la pellicola, mi ha detto ma perché non facciamo un filmino insieme, ho detto ma io non ho mai fatto l'operatore, non saprei farlo, e vabbè, lui, a un certo punto lui ha insistito, ho detto va bene, insomma, facciamo sto film. Abbiamo fatto un filmino minuscolo che ci siamo prodotti, che doveva durare 20 minuti e invece durava un'ora e un quarto, in bianco e nero, paesaggio con figure che miracolosamente è stato preso in concorso al Festival di Locarno e io credo, hanno pensato che sapessi fare questo lavoro. In realtà non avevo mai caricato uno chassis, non avevo mai fatto l'operatore di macchina, non avevo mai acceso una luce per quelle poche che avevamo, però insomma facevo quello che mi sembrava ragionevole fare, perché poi avevo perso i capelli molto presto, quindi sembravo più esperto, quindi avevo una credibilità improbabile, e insomma facevo quello che mi sembrava ragionevole fare, pensando appunto che la pellicola era più sensibile di una volta e che esistevano degli obiettivi luminosi, 1-3 Zeiss, delle piccole innovazioni che ci consentivano di girare con dei neon, con delle lampadine, con delle cosette, cioè applicando insomma quello che ci sembrava ragionevole fare. Io poi avevo letto questa cosa e mi sembrava entusiasmante, che per esempio quando Jean-Luc Godard ha girato il Bout de Souffle, hanno girato delle scene di notte a Parigi senza le luci per la prima volta, perché hanno messo la pellicola dei fotografi, quella che era allora a 400 ASA in rulli da 30 metri, l'hanno messa sulla macchina da presa, che è la stessa, e hanno girato senza luci. E dico, ma allora, quindi perché questi lo possono fare? Perché invece il cinema italiano soffre, il cinema europeo in generale, soffre di questa, come dire, sovrilluminazione, di questa finzione dell'illuminazione che rende tutto così, così avulso dalla realtà. E insomma, si poteva fare. E si poteva fare perché poi non l'abbiamo fatto da soli, perché quel gruppo di filmmaker si è associato ad altri filmmaker e poi ci siamo scambiati esperienze, conoscenze, lavori, eccetera, eccetera. Insomma, a un certo punto sono precipitato a Roma
e ho cominciato a fare questo lavoro senza sapere assolutamente. Stai andando troppo veloce. Senza sapere niente, questa è la questione. Stai andando troppo veloce, perché diciamo, io credo che quella stagione milanese, diciamo, ha un film simbolo che è L'aria serena dell'Ovest, un film dell'89 se non sbaglio, tra l'89 e il 90, insomma, che è anche forse un segnale di maturità del gruppo e tuo. Tu dicevi una caratteristica di questo primo film che poi ti è rimasta sempre, cioè tu ancora oggi sei direttore della fotografia e operatore di macchine. Hai mai pensato, come dire, di dividere i due ruoli, perché invece ti viene naturale stare alla... Sì, io ho fatto subito l'operatore di macchina, ma non poteva essere altrimenti, cioè sono convinto che un'inquadratura corretta racconti molto di più di una luce specifica, insomma sono un po' minimalista sull'uso delle luci, faccio un uso molto, molto, molto moderato delle luci, sono invece convinto che l'inquadratura, la scelta delle ottiche e il rapporto che si crea con l'operatore di macchina e gli attori sia una delle questioni fondamentali, senza ovviamente niente togliere al regista, che è ovviamente, e ci tengo a precisarlo, il vero autore del film, cioè noi prendiamo dei meriti che sostanzialmente non ci appartengono, c'è una sovraesposizione del ruolo dell'operatore, del direttore della fotografia, dell'autore della fotografia, che io rifiuto totalmente, cioè io sono e cerco e spero di essere al servizio del film sempre, quindi insomma, i film sono dei registi, però diciamo l'operatore, come tanti collaboratori del film, lo scenografo, il costumista, bla bla bla, inutile, ripeto, siamo degli aiutanti del regista. Allora l'operatore ha un ruolo però secondo me molto importante, perché appunto stabilisce con gli attori un rapporto curioso, molto misterioso, di comunicazione non verbale, per cui gli attori sentono quello che tu stai per fare e tu capisci quello che loro stanno per fare, e questa miracolosa comunicazione è uno dei motivi che mi fa continuamente stare in macchina nonostante la fatica mostruosa che questa cosa ogni tanto genera, però metto sempre luci, sempre meno luci, e faccio sempre più l'operatore di macchina, quindi questo. Arrivi a Roma, non mi ricordo qual è il tuo primo film romano, comunque arrivi a Roma, meglio dimenticarlo, va bene, sorvoliamo. Schifezza. Comunque arrivi a Roma e qua adesso rispondi alla domanda iniziale, arrivi a Roma da autodidatta e però ti confronti con un mondo, diciamo, corporativo, aggettivo che userei sia in senso negativo ovviamente, ma in qualche modo è anche, a Roma esiste a questo punto una tradizione di mestieri che viene tramandato e in qualche modo, come dire, è una forma di professionismo. Sì, esiste un mestiere, un sistema di lavoro molto pericoloso secondo me, cioè nel senso che la trafila del cinema ufficiale, ma non solo, mi spiace dirla romana, ma penso ovunque, anche a Parigi, ovunque, è che centrale, diciamo, il cinema ufficiale prevede che per un tempo variabile intorno ai 10 anni si carichino gli chassis e si facciano i fuochi della macchina, poi per altri 10 anni circa si fa l'operatore di macchina per qualcun altro, e intorno ai 50 anni, se va bene 45, si iniziano a accendere delle luci, il che è una cosa deprimente dal punto di vista della creatività, nel senso che dopo 25 anni di scaricamento di magazzini e di fuochi forse uno non ne ha più neanche tanta voglia, ma soprattutto ha imparato delle cose che sono forse antiche, nel senso che si impara un modo di lavorare, come dire, stratificato nel tempo, che probabilmente risente di quello di cui parlavamo prima, cioè di tecnologie arretrate che vengono trasmesse alle nuove generazioni, per esempio. Cioè se io imparo a illuminare con molte luci, perché la pellicola è 100 ASA, nel momento in cui la pellicola invece diventa 500 ASA, probabilmente applico scriteriatamente la stessa quantità di luce che era necessaria per i 100 ASA, quindi ne metto il triplo. E quindi io imparo a 45 anni, ho imparato probabilmente a illuminare in un modo che non è più corrispondente all'innovazione tecnologica. Questo vale per la pellicola, ma vale forse ancora di più per il digitale, che è un'innovazione straordinaria e assolutamente sconvolgente. Quindi adesso non voglio bruciare le tappe, sennò poi il presentatore mi si arrabbia. Sì. però insomma
Io credo che essere precipitato nell'incoscienza, nell'ignoranza, come è successo a me, sia stata una grande fortuna, che forse ha fatto sì che qualche piccolo scardinamento nello scarso realismo dell'illuminazione cinematografica italiana l'abbiamo generato grazie alla nostra improbabile città cinematografica Milano. Tu ti sei anche inventato delle cose, degli strumenti. Io non sono pochissimo tecnico e tecnologico, però vuoi ricordare qualche... No, inventato è una parola grossa, diciamo che con una... adattato. Ecco, sì, cioè, diciamo che con una certa incoscienza abbiamo iniziato a usare delle fonti di illuminazione come i neon, che nel cinema tradizionale appunto erano banditi, perché i neon avevano una qualità di colore generalmente ripugnante, perché c'era del verde, quindi insomma la temperatura colore non era esattamente quella precisa delle luci cinematografiche. Abbiamo usato delle lampadine, immaginando che queste lampadine fossero dei proiettori, perché i proiettori in fondo non sono altro che delle grosse lampadine. Allora insomma, l'idea di non avere i mezzi, l'idea di non avere il gruppo elettrogeno, l'idea di partire dalla realtà come fonte di ispirazione, capire che la realtà è sostanzialmente riproducibile, finalmente riproducibile sulla pellicola per la prima volta, è quello che, come dire, ci ha mosso. Io parlo al plurale perché non mi sento mai da solo in questo, perché faccio parte appunto di un movimento di filmmaker e collaboro sempre con le stesse persone, anche con le stesse truppe, ecco, insomma, che ci ha permesso di provare delle cose forse così anomale. Ma anche anche un utilizzo un po' spregiudicato della luce molto morbida, che era una cosa che tendenzialmente non si faceva. Perché non si faceva? Perché la luce diffusa è stata bandita ed è come dire un ritrovato degli ultimi 30 anni, perché se le pellicole erano poco sensibili necessitavano di molte luci, e le luci diffuse, le luci morbide rimbalzate sono meno potenti, quindi i proiettori erano diretti, questo produceva, vuol dire, anche delle belle immagini. Marlene Dietrich era sicuramente bellissima quando aveva tutte quelle ombre sulla fronte e gli occhi erano illuminati, però lei non si poteva muovere e non si poteva più muovere neanche la macchina, che peraltro pesava centinaia di chili. Allora l'idea di restituire agli attori il movimento, l'idea di restituire alla macchina la libertà, certo non è un'idea mia, però è un'idea che si affermava in quegli anni. Però in quegli anni era anche molto osteggiata, perché se pensate all'illuminazione del cinema italiano negli anni 70-80, vedete un trapasso così molto scolastico di un'illuminazione che era un'illuminazione del bianco e nero. Perché succedeva questo? Perché, per esempio, vi faccio un esempio molto semplice, il controluce, no? Che è stato usato anche con un certo profitto, direi, nel cinema in bianco e nero, era uno strumento interessante e utile, molto poco realistico, ma utile per staccare gli attori dal fondo, perché il colore non c'era. Allora, l'insegnamento tradizionale scolastico dell'illuminazione cinematografica ha fatto sì che i primi 20 anni del cinema a colori fossero illuminati come dei film in bianco e nero, quindi tutti gli attori avevano il controluce, quello stesso controluce del bianco e nero, ma quel controluce non serviva più, era uno strumento utile per altre tecnologie. Allora, come dire, la mia perplessità rispetto alle scuole, rispetto anche a quello che vi sto dicendo, è che molto spesso l'insegnamento di una materia così innovativa, così mobile, così fluida come il cinema, come l'illuminazione cinematografica, è un insegnamento fatto da persone che tendenzialmente non lavorano più e che quindi insegnano cose che avevano conosciuto 20-30 anni fa. E quindi i giovani imparano cose che non sono più adeguate alla realtà. Questo è un po'. Chi sa fa, chi non sa insegna, no? C'è questa terribile... Uno dei primi film, non vorrei parlare dei film singolarmente, però questo è un film di snodo abbastanza importante, che è il tuo primo film con Mario Martone, Morte di un matematico napoletano, che sia il tuo approccio con Napoli, che è una città
come dire, su cui si possono dire delle cose rispetto al tuo lavoro, sia anche che quello era un film in costume, un costume, come dire, era un film, mi sembra, anni 50, diciamo, però eravamo già negli anni 90, quindi era un film in costume. E tu hai dichiarato da qualche parte che odi i film in costume. Sì, ma odio, vabbè, adesso... Penso con Gastel presente è una dichiarazione... Il bravo presentatore mi mette in imbarazzo. Allora, vabbè... No, non è che odio i film in costume, è che io ho un problema di strettissimo di conoscenza della realtà. Se io non conosco le cose di cui non vorrei dire parlo, ma non parlo, cioè di cui illumino, scusate il pessimo italiano, non sono in grado di fare. Quindi, cioè, io ho una difficoltà a immaginare un mondo illuminato dalle candele, perché vivo in un mondo illuminato oggi dai neon e dai LED. Ci credi a Barry Lyndon illuminato con le candele? No, non ci credo per niente, sì, cioè c'erano tante candele, ma ce n'erano anche tante fuori campo che illuminavano. Quella questione delle ottiche 07 è una bufala colossale, cioè è vero, c'erano le ottiche 07, ma l'ottica 07 di per sé non basta a illuminare con una pellicola 200 ASA. Comunque, insomma, io ho un problema proprio concreto di aderenza alla realtà, e quindi il film in costume è una cosa che mi mette in imbarazzo. Quando Mario mi ha chiesto di fare quel film, io, cioè, che era un film miserando proprio dal punto di vista produttivo, nel senso che avevamo niente, cioè, se voi guardate il film c'è un'automobile in tutto il film. Allora avevo il problema, avevamo il problema di cercare di restituire un'immagine così del passato, una città che sì, insomma, conserva grandi tracce del passato, ma invece pervasa di modernità anche della peggiore. Le mani sulla città. Esatto. E allora niente, andando alla Galleria Il Diaframma, beh, qualcuno di voi se lo ricorda, la meritoria Galleria Il Diaframma di Via Brera, mi è capitato fra le mani un libro di fotografie di cui non ricordo più neanche il titolo e il nome, che erano virate completamente di giallo, e queste fotografie mi hanno sembrato, è un po' banale a dirsi, sì, cioè questo giallo faceva un po' invecchiare il film. Allora ho detto, vabbè, ma io perché non posso usare un filtro giallo del bianco e nero sulla pellicola a colori? Perché io devo pensare che questa cosa venga delegata poi al laboratorio di stampa? Allora ho proposto a Mario questa cosa, lui l'ha subito accettata, abbiamo fatto dei test e il laboratorio romano a cui l'abbiamo sviluppato, sapendo che io ero praticamente al mio secondo film, ha chiamato la produzione e ha detto: questo è un imbecille, dovete chiamarlo, cacciarlo immediatamente perché è tutto giallo, perché ha messo il filtro giallo del bianco e nero e non ha capito che quello è per il bianco e nero. Insomma, c'è una resistenza, diciamo, molto molto forte in certi ambienti romanissimi e non solo, ma insomma, diciamo, c'è un conservatorismo fatto di abitudini consolidate che si fa un po' fatica a spezzare. Cioè, io volevo usare il filtro giallo perché volevo decidere quando usarlo io, e mi sembrava anche che usarlo in ripresa rendesse i neri limpidi neri e lavorasse solamente sulle alte luci, sui bianchi, invece su quel giallo che avrebbero messo successivamente in laboratorio mi sembrava che avrebbe intaccato la qualità del nero, che invece deve rimanere nero. Adesso non voglio scendere però insomma erano tutte piccole stupidaggini, piccole intuizioni che vengono secondo me proprio quando, nel momento in cui uno non ha, come dire, una conoscenza troppo scolastica. Allora io quando vedo ragionevolmente un discreto numero di giovani, io veramente vi voglio dire: cercate di non imparare da nessuno, cercate di inventarvi un vostro modo di fare questo lavoro, perché solo da questa ignoranza e da questa apertura data dall'ignoranza può venire qualcosa di nuovo. Cioè, se voi imparate e non dico copiate, ma se voi pensate che quelle cose che vi hanno detto si fa così siano vere, non ne uscirete proprio. Poi soprattutto adesso, oggi, che invece, vabbè, ma questo poi rubo la domanda al presentatore, immagino, però cioè, è proprio adesso che la tecnologia è a un punto di svolta così radicale, cioè il digitale, di cui io sono un fierissimo sostenitore. Io non farò più un film in pellicola neanche in catene, mi spiace deludere molto di voi. Adesso che il digitale è così innovativo, così straordinariamente duttile, tutto quello che io ho imparato non serve più a niente. Quindi io sto cercando faticosamente
di reinventarmi proprio un modo di concepire la luce, concepire l'illuminazione o la non illuminazione in funzione di un mezzo che è radicalmente cambiato. Se io mi arroccassi su una posizione romantica, i giovani spesso lo sono, ahimè, romantici, quanti giovani registi dicono ah com'è bello girare in pellicola, perché vuoi girare in digitale, perché siete dei giovani romantici fuori dal tempo. Comunque giovani meno giovani, anche meno giovani, sì. Allora, o noi ci affrontiamo la sfida di queste nuove tecnologie in maniera aperta, proprio libera da convenzioni, oppure se no ripetiamo quella cosa che vi ho detto, cioè il bianco e nero porta la sua illuminazione al colore e produce quei danni negli anni 70 fino agli anni 90 e oltre. Quindi la stessa cosa, se noi applichiamo le stesse luci che hanno forse funzionato per la pellicola degli anni 2000, della fine del Novecento, facciamo una cosa che non sta più in piedi, perché quelle stesse luci producono un'immagine completamente piatta e completamente, oggi col digitale, completamente piatta e completamente fuori dalla realtà. Quindi... Voi registrate queste cose, dovrò rendere conto a qualcuno. Il primo film grande forse che hai fatto, anche se poi forse tanto grande non era, ma insomma dà l'impressione del film di grande respiro, è l'America di Gianni Amelio, che credo anche sia stato il primo film che avete fatto insieme. Questo, oltre diciamo a parlare del film e cosa vuol dire misurarsi con un film apparentemente grande, ti chiedo anche cosa vuol dire, insomma, per la mia piccolissima esperienza di set, dove c'eri tu, meno male, il cinema è una macchina militare, nel senso che c'è poco tempo, bisogna fare le cose, ognuno ha un suo ruolo e quindi diciamo è un lavoro molto molto gerarchico, diciamo. Come affronti questo problema, e appunto più in generale se questo rispetto a un film diciamo di ambizioni e di, come dire, di sguardo più grande come quello di Amelio, appunto a che punto è arrivato della tua carriera questa cosa qua, insomma. È buffo perché c'è una domanda bizzarra, perché quando dici il problema del tempo è il problema fondamentale, è verissimo, cioè noi combattiamo perennemente col tempo, che è un aspetto da un lato tremendo e dall'altro invece anche fonte di grande creatività, perché io quando vedo che ho tempo sbaglio, perché inizio a fare delle cose inutili, metto delle bandiere, credo di fare delle cose che migliorano le cose e invece in realtà le peggiorano, perché rendono tutto meno vero. Quindi il tempo è da un lato ovviamente tiranno, però è anche invece fonte di grande creatività, proprio perché non ce l'abbiamo. Il vero problema infatti del cinema è proprio il tempo, non è la tecnologia, non è la pellicola, il video, il coso, bla bla bla, le luci, cioè il problema è che noi abbiamo a che fare con un tempo costosissimo e quindi dobbiamo correre. È curioso perché invece l'America è stato il film più lungo di realizzazione che abbiamo mai fatto, perché siamo partiti miracolosamente per quel film senza una limitazione di tempo, perché Gianni si era conquistato con l'altro dei bambini il grande privilegio di aver fatto un film straordinario e quindi aveva a disposizione tutto il tempo che voleva, e ci abbiamo messo 24 settimane in Albania, che è un tempo assolutamente spropositato, cioè i film vengono fatti in un tempo variabile tra le 5 e le 10, massimo 11 settimane, 24 è un'esperienza mai successa, insomma, mai più, quindi il tempo diciamo lì non era esattamente il problema. Io due cose ricordo di quel film, che secondo me rimane un film meraviglioso. La prima è un aspetto abbastanza bizzarro personale, nel senso che quando Gianni Amelio mi ha chiamato, sono dovuto andare a Roma per incontrarlo, io stavo ancora a Milano e sto ancora a Milano felicemente. Insomma, cerchi di stare. Cerco di stare, però comunque diciamo rimango fedelmente milanese. Sono andato a Roma emozionatissimo e lui mi ha detto: ho visto un po' di film che hai fatto, mi sono sembrati molto belli, e poi mi ha detto: ma tu hai fatto anche, mi ha detto il nome di un film che non vi ripeto, che era una vera schifezza, che lui ovviamente aveva visto e che era una vera vergogna,
E quindi, cioè, io questo ve lo dico perché poi quando uno poi fa delle scelte nella vita, no? Sono delle scelte, cioè bisogna prendere una strada, lo dico, parlo sempre ai giovani qua dentro, bisogna prendere una strada molto precisa, insomma, bisogna fare delle scelte molto coerenti, perché se uno inizia a fare commedie, se uno inizia a fare film di serie B, o se uno anche solo per ragioni alimentari decide di intraprendere una strada commerciale, nel caso milanese la pubblicità, finisce a fare la pubblicità. Quindi insomma bisogna stare molto attenti nelle scelte personali, perché sono quelle che poi qualcuno ti rimprovererà, giustamente. E quindi insomma, nonostante quella schifezza di film che avevo fatto, Gianni mi ha preso e abbiamo cominciato questa, io ero senza parole, abbiamo cominciato questa avventura bizzarra, perché per Gianni Amelio per me era un regista di macchina, di movimenti di macchina molto limitati, cioè lui, mi ricordavo l'altro, i bambini, i primi piani molto stretti, macchina fissa sugli attori, niente dolly, niente movimenti di macchina, bla bla bla. Invece per le prime 4 settimane in Albania abbiamo cominciato a fare dolly, carrelli, camion che correvano, gente che, insomma, la macchina sembrava un film americano. Io dicevo, ma che stranezza, Gianni Amelio gira così. Ho detto, vabbè, benissimo, io sono contento, facciamo questo. Poi a un certo punto, un giorno, facciamo una scena di dialogo in un ristorante in cui il vecchio, se vi ricordate, insomma, parla per la prima volta con Enrico Loverso. Allora io dico, beh, certo, adesso metteremo un carrello, no? Dice, no, adesso la macchina è ferma, sta ferma e non si muove, perché adesso gli attori recitano e l'unica cosa che conta è che lo spettatore guardi gli attori. Questa per me è una lezione vera di che cosa vuol dire essere registi, cioè il problema non è sbarellare la macchina, ribaltarla, girarla, cioè è fare dei movimenti di macchina che hanno un senso. E quando gli attori parlano, niente può distrarre lo spettatore, niente deve essere fonte anche di errore, perché se voi fate un carrello magari c'è un problema di fuoco, eccetera eccetera. Lui dice, io devo utilizzare qualunque centimetro di questo negativo, perché se l'attore recita bene, quello è quello che mi serve, non mi serve fare movimenti di macchina, ecco. In quel film c'è una scena simbolo che è quella della nave, no? Credo che sia stata una roba abbastanza complessa da riprendere. Come, c'è una storia dietro, sì, questa? La nave, il film appunto è durato così tanto che è girato anche in sequenza, perché poi doveva crescere il rapporto fra gli attori, eccetera eccetera. Quindi siamo arrivati a girare la nave praticamente che era novembre e stavamo naufragando, il primo tentativo con tutte le comparse, quindi abbiamo dovuto sospendere le riprese, siamo tornati a farle in primavera e abbiamo avuto la possibilità incredibile, dato che le comparse prendevano un dollaro o $2 a persona, di mettere 3.500 persone su una nave. 3.500 persone non erano neanche sufficienti, per cui le spostavamo a seconda delle inquadrature, la nave si inclinava da un lato perché erano tutti da un lato e poi dall'altro, cioè abbiamo rischiato parecchie volte il naufragio, però diciamo un film con 3.500 comparse, ecco, non credo che sia più un'esperienza ripetibile. E insomma, vabbè, è stato bello. Vabbè. Ma sì, questo non è... Senti, io ho notato, un po' si capisce, diciamo, che tu... Volevo parlare di due tipi di aggiornamenti tuoi professionali. Uno è quello di tipo tecnologico, un po' ne hai già parlato col digitale, però poi il digitale a sua volta si evolve. Come funziona? Nel senso che a questo punto ci sono i rappresentanti di chi fabbrica le macchine che vengono da te e dice prova questo, quest'altra, sei tu che ti incuriosisci. I rappresentanti arrivano ma non vengono ascoltati. Poi vabbè, non so se c'entra, ma ho uno strano grado di fedeltà con le persone con cui lavoro. Insomma, il capo elettricista lavora con me da 28 anni, il macchinista da 15, insomma sono sempre, quindi anche i posti dove prendono le macchine, dove affitto le macchine da presa sono sempre gli stessi, è sempre lo stesso, anzi. E questo perché mi sembra necessario nella dispersione umana in cui questo lavoro ti costringe, il fatto che uno viene spostato di qua, di là, di su, di giù, almeno vado con la mia troupe. Noi abbiamo misteriosamente questo potere di scegliere praticamente 2/3 della troupe come direttore della fotografia, e questo è un potere che io rivendico e di cui vado
che mi fa sopravvivere, ecco, diciamo, almeno lo faccio con gli amici. Rispetto al digitale, io sono rimasto molto, anche questa è una cosa, adesso non vorrei sembrarvi presuntuoso, sono rimasto molto colpito da una cosetta, cioè c'è una, chi di voi ha una macchina fotografica qualsiasi, ma anche un telefonino, un iPhone, ha visto che c'è una strana cosa che si chiama HDR, che è High Dynamic Range, vuol dire, adesso non voglio entrare nella... che è praticamente una doppia esposizione, cioè uno fa un'esposizione normale e poi tutte le alte luci è la seconda esposizione, fatta con, quasi contemporaneamente e poi mischiata, come dire, in fase di rielaborazione. A un certo punto ho intuito, proprio orecchiando nella mia totale ignoranza tecnica e nella mia totale indifferenza rispetto proprio alla tecnica, che una delle macchine da presa digitali che erano uscite aveva questa stranissima funzione, cioè la possibilità di fare un'esposizione, che è il fotogramma A, che è quella data dal tempo di esposizione dal diaframma e dalla sensibilità del sensore, e un'esposizione B contemporaneamente o X da 2 a 6 stop più scura, e questa seconda esposizione viene poi in fase di stampa ricombinata in un fotogramma unico in cui tutte le alte luci, diciamo tutta la sovraesposizione, viene presa dal fotogramma X o B. Questa cosa è un'innovazione sconcertante, perché il problema della pellicola e il problema del digitale è che comunque sono un mezzo di riproduzione della realtà molto più debole rispetto alla meravigliosa complessità dell'occhio umano, nel senso che noi vediamo benissimo nell'ombra e vediamo benissimo soprattutto contemporaneamente anche nelle alte luci, la pellicola no e il digitale ancora meno. Allora, la possibilità di, come dire, evitare le sovraesposizioni porta con sé una serie di innovazioni, una serie di possibilità che erano completamente sconosciute alla pellicola. Cioè, per esempio, faccio un esempio molto concreto e molto semplice: se io faccio un camera car, cioè quando gli attori girano, guidano nell'automobile, sono al buio perché sono coperti dal tettuccio della macchina e quindi il paesaggio è sovraesposto in maniera più o meno irritante e soprattutto innaturale, perché io quando sono dentro un'automobile vedo sia dentro che fuori. La pellicola aveva lo stesso problema, il digitale ce l'ha ancora di più perché è uno strumento di riproduzione abbastanza delicato, soprattutto nelle alte luci. La possibilità di girare un camera car senza mettere le luci o senza mettere delle gelatine sui vetri, gelatine neutre per compensare la luminosità dell'esterno, è un'innovazione straordinaria perché introduce un elemento di ulteriore realtà nell'immagine cinematografica. Ma l'esempio del camera car è un esempio parziale, perché quello che molto spesso succedeva è che si dovevano mettere delle luci non per ragioni funzionali al racconto o a chissà quale artisticità della cosa, ma semplicemente per evitare che le finestre fossero sovraesposte. Allora, il fatto che io oggi mi possa permettere di non illuminare un interno e vedere contemporaneamente sia dentro che fuori è un evento di cui io ancora non ho capito le conseguenze dal punto di vista, come dire, dell'illuminazione, perché non siamo abituati. Cioè io faccio delle cose e dico: ma sono pazzo, mi cacceranno, anche perché gli attori dicono: ma dov'è la mia luce? Cioè mi capita, gli attori si guardano intorno e dicono: ma dove sono le mie luci? Perché non ci sono le luci? Io dove mi devo mettere? Cioè la tua luce è quella finestra. Cioè, come? Non c'è niente fuori. Ecco, questo succede oggi. Allora, essere aperti rispetto a questa innovazione è paradossalmente un atto coraggioso, perché l'89% dei miei colleghi sa che esiste questa cosa qua, questo HDR, ma non lo usa perché è nuovo. Questo è il problema. Allora, l'essere umano è, secondo me, estremamente conservativo rispetto all'innovazione. Allora ci vogliono anni, ci vogliono proprio, bisogna sbattere veramente il muro contro il muro per muovere un po' le cose. Vi garantisco, è possibile, si può fare. Volendo, poi adesso ne parliamo a parte con chi vuole, ci sono dei piccoli problemini, ma insomma sono veramente problemini secondari rispetto a questa cosa. E questa cosa è talmente innovativa che io vi giuro, ogni giorno mi domando che come fare e come illuminare, perché è cambiata completamente ogni prospettiva.
Il secondo aspetto, del tuo aggiornamento è quello, per così dire, intellettuale. In questo libro, che ha un titolo giusto, si chiama La luce necessaria, è un libro intervista a Luca Bigazzi fatto da Alberto Spadafora, che poi in fondo ha un numero esagerato di complimenti verso Luca, diciamo, un po' tanti, saranno 20-25, adesso potevi dire almeno, 18. Gianni Amelio dice che tu sei un intellettuale, adesso intellettuale è una parola un po' scivolosa, però è certo che il tuo aggiornamento non è solo tecnico, o anche se ovviamente molto importante, eccetera, eccetera, ma c'è un aggiornamento, immagino, di film visti, di libri, di, insomma, vorrei capire come funziona da quel punto di vista lì. Sì, lo so, io ogni tanto si sente meglio. Faccio sempre questo esempio che mi sembra abbastanza evidente, no? Quando a un certo punto con Gianni Amelio sempre abbiamo fatto un film in Cina, e questo film in Cina è stato interessante, però a un certo punto mi sono trovato a illuminare una casa proletaria cinese. Ecco, io volevo morire, perché io di una casa proletaria cinese non so niente, nel senso che non conosco la Cina, nel senso la conosco perché ho fatto dei sopralluoghi, non conosco la realtà politica e sociale della Cina se non da ammiratore del passato, ma non da vecchio maoista, ma non non so niente, non ho nessuna idea. Quindi per me illuminare un luogo di cui non conosco la ragione, al di là della storia del racconto, è una cosa estremamente imbarazzante. Allora, questo ve lo dico solamente per dirvi che quando uno dice, ma non per fare l'artista, non per fare tantomeno l'intellettuale, io penso che quando poi uno affronta l'illuminazione di un film e aiuta il regista a raccontare la storia mettendo delle luci più o meno sensate, lo debba fare con una certa coscienza, non di quello che è bello, di quello che è brutto, di quello che mi piace o non mi piace, che è una cosa che non esiste, ma lo debba fare rispetto a una conoscenza politica, sociale, culturale e poi voglio dire anche musicale e artistica e qualunque cosa, e quindi una cultura fatta di molte cose, tra cui viaggi, letture, libri, cioè un terreno comune che ti fa capire che cosa il regista ti sta chiedendo, non un terreno comune fatto di proiettori, lampadine, diaframmi o non so che cosa, o riferimenti solo cinematografici, ma sì, certo, devo sapere di che cosa stiamo parlando cinematograficamente, ma forse devo sapere molto di più se quel riferimento letterario che c'è sicuramente dietro, o anche solo musicale, ecco, quella cosa lì, io devo avere una conoscenza generale che mi permette di capirla, perché sennò ripeto sempre la stessa luce che so che funziona, o perlomeno so che non funziona, ma non porta da nessuna parte, non aiuta il regista. Io quando qualcuno mi dice, ho visto quel film e mi sono accorto subito che l'avevi fatto tu, ecco, io vorrei morire, perché è il complimento più infernale che uno mi possa fare, che è come dire, ti stai ripetendo la stessa cosa, cioè io non c'ho niente che... Non ho niente che mi piaccia o non mi piaccia, io sono lì, mi piace solo se ho azzeccato, grazie al regista, l'illuminazione necessaria per quel film. E quella è ogni volta diversa, e quella la azzecchi, la prendi e la cogli se sei stato attento a delle implicazioni che non hanno niente a che vedere con la fotografia, niente a che vedere col cinema, ma che hanno a che vedere con la vita, con la politica, con la coscienza sociale, con i diritti e con la voglia di vedere le cose non solo nel nostro paese ma in generale di qua e di là. Quando è che nasce il... È un po' banale, lo so, però. No, anzi è quasi altisonante. Stiamo litigando col presentatore fra poco. Vabbè, un po' di pepe, dai. Punto. Io quando l'ho conosciuto ho cercato di fottergli la fidanzata, come prima. Lui diceva, male. Ma lui diceva, fai quello che vuoi, si sentiva molto sicuro di sé, effettivamente. E, che poi ovviamente una carissima amica di entrambi, con cui c'è un grande rapporto di amicizia e complicità, lui nel frattempo la vita è andata avanti per tutti. E,
Quando è che invece nasce il rapporto di complicità con il regista? Perché tu in realtà sei noto sia per le straordinarie collaborazioni ma anche per delle formidabili incazzature che diciamo in questo libro non ci sono, ma per esempio questo momento dei sopralluoghi è importante per come dire, i sopralluoghi non servono tanto a vedere i posti dove girerai, servono a conoscere il regista, no? Quindi serve a capire che cosa c'è in mente, ma non solo perché vai in un ambiente, ma perché la sera ti parla di qualcosa che non è, che non ha magari a che fare col film. E quindi appunto è il discorso che facevamo prima, ma per esempio un posto dove secondo me si imparano un sacco di cose su come deve essere il film è quando vai nell'ufficio del regista, no? E guardi che cosa c'è appeso alla parete, ecco, già lì capisci che film hai in testa. C'è la foto di un paesaggio, c'è la foto della fidanzata, che ne so, della squadra di calcio, ecco, quelle cose che sono così marginali rispetto al racconto, quello evidente, quello che a volte magari è scritto anche nella sceneggiatura ma che poi non, magari non è. Allora il sopralluogo è quel momento improvvisamente in cui paradossalmente hai tempo e non hai la pressione del set, perché siete in due, siete in tre e non ci sono quelle 50 persone indietro che ti ansimano sul collo e ti dicono dove metto la luce, dove metto la macchina, e tu devi dare delle risposte qualsiasi anche, però sono risposte che puoi dare solo se hai capito il senso proprio generale della questione, non se rispondi alla singola esigenza della singola scena. Io non sono minimamente un grande preparatore di film, cioè a me non vi ripeto, cioè insomma non mi sembra importante avere lo storyboard del regista o avere chissà che, cioè mi sembra necessario semplicemente aver intuito qualcosa vagamente, e questa intuizione poi è una cosa che ti porti dietro per tutta la durata del film e che cerchi assolutamente di cancellare immediatamente alla fine del film, perché l'esperienza per esempio è una cosa drammatica. Cioè io quando penso di aver imparato a fare a fare questo lavoro sento che è il momento in cui sto sbagliando, nel senso che se io applico pedissequamente delle cose che ho conosciuto e che ho capito e che so che funzionano, se io le applico acriticamente di film in film faccio dei danni, insomma ripeto semplicemente stancamente perché non avevo avuto nessuna idea. Quindi da questo punto di vista, quando prima vi dicevo è importante, e lo ripeto ai giovani, le scelte che fate sono importanti, perché ogni inquadratura che girate è un'inquadratura che vi danneggia, perché costruisce un'esperienza che invece è assolutamente da cancellare, perché quell'esperienza lì è inutile per l'inquadratura dopo ed è inutile ancora di più per il film successivo. Quindi ogni volta che imparo io peggioro, quindi rimpiango l'incoscienza in cui di quando proprio veramente non sapevo niente. Adesso so pochino, ma quel pochino mi danneggia moltissimo. Tu hai lavorato con un insomma, cerchi di lavorare in Italia per le cose che hai detto, eccetera, eccetera. Hai lavorato con un grande regista straniero, almeno io me ne ricordo uno che è Chiarostami, o Chiarostami, come si dovrebbe dire. E lì mi sembra interessante quel caso lì. Quello è un film che mi sembra che a te è piaciuto, a me un po' meno, però insomma è in realtà è uno che è partito dalla lezione neorealista e adesso fa dei film quasi astratti, diciamo, ma con un enorme lavoro di ricerca. Com'è stata quel caso lì? È stato difficile in realtà all'inizio, cioè in realtà io non ci capivamo per niente, proprio ma per niente, cioè per la prima settimana io volevo lasciare il film perché non capivo nulla, ma non era per la lingua, perché non capivo proprio che cosa stava succedendo, e anche lui peraltro non capiva niente, non di me ma proprio del paese, dell'Italia, infatti, cioè era veramente una tragedia. E poi invece improvvisamente è scattato qualcosa, perché abbiamo trovato improvvisamente un terreno comune che era fatto di semplicità. Quanto più le cose diventavano complesse, ed erano molto complesse perché Abbas faceva delle inquadrature complicatissime, tendenzialmente dei piani di sequenza, a un certo punto abbiamo capito che tutto ciò era molto più semplice di quello che ci era sembrato. E allora abbiamo superato l'ostacolo linguistico, che è un ostacolo tremendo, no? Cioè uno dei motivi, cioè io parlo inglese, ma insomma lo parlucchio in maniera abbastanza elementare, capisco quasi tutto, ma insomma non è che proprio ho la proprietà di linguaggio dell'italiano,
anche quella scarsa, ma insomma le parole sono importanti, perché nella sfumatura delle parole, banalmente, proprio nelle parole, nella sfumatura delle parole si intuiscono molte cose, cioè, quindi avere un linguaggio, il suo inglese primitivo, il mio inglese primitivo, insomma, aveva generato all'inizio un cortocircuito abbastanza pericoloso, e poi a un certo punto abbiamo deciso di fidarci l'uno dell'altro e abbiamo fatto delle cose veramente, veramente spericolate. Lui molto più di me faceva delle cose assurde, cioè mi ricorderò sempre, noi siamo abituati a pensare appunto a un Kiarostami molto realistico, no? Con i camera car, faceva delle cose assurde. A un certo punto noi giravamo in Toscana e lui era ossessionato all'idea che gli attori svoltassero in un vicolo, e però dovevano essere in un altro paese, perché aveva visto che in quell'altro paese c'era una cosa che funzionava, e però i muri a volte non si attaccavano perché uno era di pietra, uno invece era magari verniciato di giallo. Allora lui, in maniera stupefacente anche per lo scenografo, faceva una fotografia dell'ultimo muro in cui gli attori avevano svoltato con la sua macchinetta fotografica, e la faceva stampare su un pannello di 4 metri per 4 e la appiccicava al muro del paese successivo, per cui la pietra, noi eravamo annichiliti, lo scenografo italiano diceva, ma anche lui non capiva come, diceva, ma non è possibile fare questo, e Abbas diceva, ma noi non giriamo in 3D, stiamo girando un film bidimensionale, perché aveva ragione lui. Infatti ci sono, se uno guarda attentamente, ma nessuno se ne può accorgere, ci sono delle pietre che sono in realtà solamente fotografate e appiccicate nell'angolo del paese successivo. Ecco, insomma, è molto difficile, se ne vedono proprio di tutte. Se uno, diciamo che se si reagisce con quella rigidità di, appunto, di dire ma non si fa così, che è la cosa che mi è stata detta, che è stata detta a me e che anche si rischia di dire ad altri, ecco, questo lavoro non va proprio da nessuna parte. Insomma, io rispetto proprio anche all'atteggiamento generale verso la tecnologia, ma non solo, verso anche proprio la messa in scena, non c'è proprio nessun criterio di esperienza che vada, e questo rende questo lavoro estremamente entusiasmante, perché ogni volta è realmente diverso. Certo, le macchine sono sempre quelle, le pellicole sono sempre quelle, le ottiche sono sempre quelle, il carrello è quello lì, ma ogni volta non c'è mai un'inquadratura uguale all'altra, e questo è veramente, veramente il mistero di questo lavoro. Sorrentino, non solo per parlare di lui, che insomma usurato, no, però insomma Sorrentino è un cinema, come dire, un po' un grande cinema. Non so se vogliamo introdurre l'argomento Sorrentino con quella sequenza preparata. Guarda, vediamo una cosetta, così poi dura qualche minutino, poi così io faccio una pausa, così voi vi rilassate invece di sentire cazzate. Deve partire. È tratto, intanto puoi introdurre, come si dice. Sì, introduco. Questa sequenza fa parte del Divo, che è uno dei film che io amo di più tra tutti i film che ho fatto, per una ragione molto semplice. Primo, perché è un film politico, e secondo, perché è un film dei più poveri che abbia mai fatto, perché parlando di Andreotti, ovviamente nessuno voleva produrre un film su Andreotti, perché la Rai non poteva, Mediaset non voleva, eccetera eccetera, e poi tutti temevano gli avvocati, invece poi non è successo niente. Allora, essendo un film poverissimo, come tutti i film poveri, è fra quelli che è venuto meglio, credo. E questa sequenza è una sequenza molto strana, perché è una sequenza che, quando ho letto la sceneggiatura, ho detto, ma che senso ha questa cosa? Ecco, è questa roba qui. Non va. Quindi, no, però questa è la coda. È una sequenza di notte, girata in un vicolo di Roma, con la pioggia finta. Quando c'è la pioggia finta succedono delle cose terribili, perché arrivano dei signori orripilanti con le canne della pioggia, che parlano una lingua assolutamente primitiva, e praticamente tutto il set si ferma e bisogna mettere le canne della pioggia, quindi nascondere le canne della pioggia, metti i tubi della pioggia, e poi la pioggia va illuminata, perché va illuminata in controluce, sennò non si vede che è pioggia, e gli,
gli attori si bagnano, si perde un sacco di tempo, il regista è nervoso che va molto veloce sempre, giustamente, e giustamente va molto veloce, e quindi insomma abbiamo preparato questa scena di pioggia che forse riusciamo a vedere al minuto 57 qualcosina e quando se no me la racconto e quindi insomma c'è stata una preparazione. Faccio un piccolo inciso su come è stata illuminata. Noi giravamo in questi piccoli romani che sono illuminati da quelle luci arancionissime al sodio, e per esempio una cosa che a me fa molta impressione, quando noi aggiungiamo un proiettore con una qualità di luce così diversa, un proiettore a 3200 Kelvin così pulito, mischiarlo con le luci della strada è una cosa molto strana, perché si sente che il colore è diverso, c'è qualcosa di reale. Quindi abbiamo negli anni comprato delle lampade al sodio esattamente uguali a quelle dei lampioni, quindi che sono un po' scomode da usare, eccetera. Insomma, quindi abbiamo illuminato con degli altri lampioni finti una realtà già lampionata, e quindi insomma una preparazione un po' complicata. A un certo punto ci siamo resi conto che eravamo pronti. È arrivato l'attore, che peraltro aveva 2 ore di trucco, anche forse di più, perché Tony Servillo non assomiglia minimamente a Andreotti, quindi c'aveva tutte le parrucche, i nasi finti, le cose, bla bla bla, le borse sugli occhi. È entrato nella macchina e con terrore ci siamo accorti, io e il capo elettricista, che avevamo illuminato tutto ma non la macchina ed eravamo pronti a girare. Allora, presi dal panico, abbiamo detto: beh, adesso bisognerà fare qualcosa immediatamente, perché non possiamo chiedere al regista e agli attori di aspettare. E ci è venuto in mente che avevamo dei LED a batteria cinesi che costavano 7 euro in una borsa che avevamo comprato per altri motivi inutili e totalmente fuorvianti, e per fortuna ne avevamo 2 adesivi, per di più, e li abbiamo attaccati al tetto della macchina, dove c'era dentro Tony Servillo. E questi LED cinesi facevano una luce schifosissima, quindi io vi ho detto: adesso abbiamo messo le luci identiche a quelle dei lampioni perché non volevamo che si sentisse. Poi abbiamo buttato dei LED orrendi cinesi sul soffitto della macchina, e io ho detto: vabbè, sarà l'ultima inquadratura della vita, perché farà talmente schifo che ci cacceranno. A me, e tu non lo dire, ma insomma fai finta che questo è un pensiero profondo che avevamo fatto prima. In realtà funzionava, perché questa luce così, così diversa, che adesso forse vedrete. Vediamo dall'inizio, però. Aspetta, adesso. Insomma, questa luce così diversa, così fredda, così blu, generava una sensazione di estraneità tale dell'attore rispetto all'ambiente circostante, che rendeva quella scena paradossalmente ancora più significativa, secondo me, a posteriori. Allora, insomma, anche questa cosa, insomma, io credo che ogni volta che penso di sbagliare, in realtà sono le cose migliori. Questo vuol dire che praticamente che non capisco assolutamente niente di quello che sto facendo, perché se le cose migliori sono quelle che penso che siano sbagliate, vuol dire che proprio sono un imbecille. È quella. Vabbè. Eccola, arriva. Ecco. Non è questa, arriva fra poco. Efficace, la capite da solo. La situazione era un po' più complessa, ma questo non vale solo per la sua storia, vale anche per la mia.
Ora lo conto tutto, ma tenetemi fantasia segni, perché tutto si tiene, tutto si tocca, tutto si collega. Io ve lo ripeto, tenetevi forte le sedie. Vabbè, insomma, è venuta quella roba lì. Diciamo che in barba ogni convenzione di cosa bisognava fare è andata sta roba qua. Ma se volete dopo, proprio subito dopo, c'è un'altra scena abbastanza strana, vediamola, va, un pezzettino, poi dopo parliamo perché è un altro spunto interessante. Viene fra un minuto, quindi non temete. Vai. Ecco, guardate il tavolo che arriva fra poco. Pippo Cavò, dottor Ir e Francesco Madonia si servivano di Licio Gelli per i loro investimenti, che poi parte di questo denaro veniva investito nella Banca del Vaticano, dove Gelli era il banchiere di questo gruppo, così come Sindona era stato banchiere dei precedenti capi mafia, Stefano Bondate e Salvatore Inzerillo. Sì, Licio Gelli e Michele Sindona li ho conosciuti, gente educata e rispettosa. Licio Gelli poi aveva anche il negozio della Permaflex, vicino a Piazza del Gesù. A me, Pippo Calò mi ha ucciso diversi parenti, ma un tempo siamo stati grandi amici. Roberto Calvi si era appropriato di una somma ingente appartenente a Gelli e a Calò. Il suicidio di Calvi è una messa in scena. Calvi è stato strangolato da Francesco Riccardo, suo mandato di Pippo Calò. Pippo Calò, signor giudice, era un uomo importantissimo dentro Cosa Nostra, perché uomo che sa pensare. Era l'uomo di Cosa Nostra a Roma e aveva rapporti con tutte, prima con Montate, poi con Reina, con la Camorra, col Vaticano, con i servizi, con la P2, con la banda della Magliana. Quindi se Calò parlasse... Se Calò parlasse, signor giudice, morirebbe dopo aver detto buongiorno. Sulla liberazione di Moro, Pippo Calò ci disse abbondate. Stefano, ma ancora non l'hai capito. Gli uomini politici del suo partito non lo vogliono libero. Che non lo vogliono libero. Nel 1983 Badalamenti mi disse che c'erano dei segreti sul sequestro Moro. Segreti che infastidivano l'onorevole Angiotti. Angiotti era preoccupato che potessero trapelare. Di questi segreti erano a conoscenza due persone. Il generale della Chiesa e il giornalista Mino Pecorelli. Vabbè, no, perché no, ci tenevo a farvi vedere quel tavolo di vetro, no? Perché quel tavolo lì, insomma, lo vedete dal riflesso negli occhiali di uno dei pentiti, è illuminato con dei tubi di neon buttati per terra dentro il tavolo. Allora, cioè, questa cosa qua è una... Quindi quando ho visto quel tavolo durante il sopralluogo, ho detto, mamma mia, come faremo? Il tavolo completamente di vetro, qualunque luce che accendiamo si rifletterà sul tavolo, perché poi le posizioni di macchina erano tantissime. Paolo è un regista che gira in grandissima velocità con due macchine minimo, ma adesso anche con quattro contemporaneamente. Quindi il problema, girando con Sorrentino, è che praticamente non esiste nessuno spazio possibile per le luci se non dentro la scena o fuori dalla scena, ma fuori dalla scena può voler dire solo o le finestre o attaccarsi ai soffitti. Allora un tavolo di vetro, ho detto mamma mia, dove, a parte la difficoltà di attaccarsi in quella casa che era una casa con delle tappezzerie di stoffa, attaccare le luci sul soffitto era un po' complicato, un palazzo storico di Torino, e ho detto vabbè, che devo fare, butto due neon dentro il tavolo, cioè era questo. E questa cosa è strana perché getta nell'irrealtà più assoluta, perché quello è un tavolo della Procura di Palermo, quindi è molto improbabile illuminato in quel modo, e comunque era molto improbabile quel tavolo di vetro in quel luogo. Allora, siccome Il Divo è un film dove l'idea di realismo è un'idea molto, molto relativa, perché per una serie di motivi anche forse legali, noi volevamo fare un film con dei contenuti molto realistici, ma con una forma molto poco realistica, e ci sono delle scene addirittura in cui dentro casa di Andreotti si accendono delle luci teatrali, cinematografiche o televisive, ed Andreotti confessa
i peggiori delitti di questo paese, cosa probabilmente vera ma non appurata, quindi per timore di cause legali abbiamo detto bisogna che questa scena la facciamo, ma la facciamo nell'irrealtà visiva e dichiaratamente più totale. Allora, insomma, questo tavolo della Procura di Palermo di un'improbabilità assoluta funziona perché, oltre a gettare una luce piuttosto inquietante su tutti i pentiti, perché è una luce che viene dal basso, consente quella cosa miracolosa per cui la luce è una sola e tutte le posizioni di macchina sono buone, perché non c'è nessuno stativo, non c'è nessun ingombro, non c'è nessuna bandiera, non c'è nessun cavo, perché semplicemente è un cavo che alimenta dei tubi di neon. Ecco, allora, sono contento di questo, sono contento della spregiudicatezza con cui dico vabbè, che devo fare? Farò quello che posso. E generalmente quello che posso è veramente quello che temo, come vi dicevo prima nel caso dei LED cinesi da 8 euro, è poi quello che ti dà i risultati più sorprendenti. Ecco, diciamo che quello, lo dico di nuovo, io insisto su questo, ma una cosa del genere in una scuola di cinema non ve la insegnano e anzi vi cacciano immediatamente, quindi io sono molto molto scettico sulla possibilità di trasmettere le conoscenze di questo lavoro, perché sono imprevedibili, perché ogni situazione è fortunatamente diversa geograficamente, materialmente e soprattutto ha bisogno di un approccio diverso in funzione della storia, ogni volta diverso. Quindi spero di non ripetere mai quei quattro neon sotto il tavolo e spero di non dovermi mai più trovare a mettere quattro LED cinesi a batteria appesa al tetto di una macchina, perché spero di trovare una soluzione diversa anche la prossima volta. Ecco, questo. Una grande educatrice dice che il nuovo è sempre arbitrario. Quando è che hai iniziato a poter scegliere, cioè a dire questo film lo faccio, questo film non lo faccio? Io so già la risposta. Che se, nel senso che tu, se puoi, accetti tutto. No, questa è un'offesa gravissima. No, però voglio dire che tu sei ossessionato dal lavoro, mettiamola in questo modo. No, invece no, non la vedo proprio così. Cioè io ne rifiuto i film che non mi interessano, perché mi sono messo nella condizione di condurre una vita normale e non ho bisogno di per ragioni alimentari di dover fare un film. Faccio una vita normalissima, normale. Allora, riformuliamo la domanda: quali sono i film che scegli? Perché scegli un film o perché non scegli un film? Diciamo perché non scegli un film. Non scelgo un film perché se non mi interessa, se non mi interessa come spettatore, cioè io non lo andrei a vedere e non lo voglio fare. Insomma, diciamo molto banalmente, non mi interessa e non lo vedo. Io vi inviterei anche a riflettere su questa questione, però, nel senso che io sono esasperato nel pensare che per esempio molti studenti di cinema o appassionati di cinema poi non vadano al cinema, cioè c'è qualcosa che proprio non mi quadra, nel senso che il cinema è meraviglioso perché viene fatto collettivamente e va visto collettivamente. La visione atomizzata, privata, personale, dentro il computer, nel televisore, è una negazione totale di quello che è l'idea del cinema. Il cinema bisogna vederlo in una sala, bisogna vederlo anche in una sala dove c'è gente che fa rumore con popcorn, e anzi le sale migliori sono le sale indiane, dove la gente dove la gente applaude, urla, protesta, si indigna, si alza in piedi. Cioè, insomma, io questa sacralità della sala cinematografica in cui bisogna stare zitti, fermi, immobili, e c'è il vicino che ti zittisce, sì, certo, magari il telefonino, no, però insomma l'idea di vedere insieme il film è l'unica cosa che te lo fa veramente comprendere. Io quando partecipo a questi film che faccio, poi dopo non capisco minimamente se sono dei film decenti finché non li vedo in una sala normale pagando il biglietto. Ecco, adesso poi introduco brevemente questa questione del pagare il biglietto. Sono convinto che bisogna veramente dimezzare il prezzo dei biglietti, perlomeno per i ragazzi fino a 18 anni, ma dimezzare come minimo. Sono però altrimenti convinto che un biglietto vada pagato, perché la pirateria cinematografica è anche quella negazione del, ma non dico per difendere i produttori che detesto nella quasi totalità, ma perché
così come quando io vado a vedere o sentire un concerto gratuito sostanzialmente non mi interessa e mi annoio anche, credo che un esborso economico minimale sia necessario per apprezzare un film. Quindi ecco, insomma, vi invito veramente a non dimenticare questa questione. Cioè un momento di conoscenza, i film cambiano, i film si capiscono e cambiano la loro natura a seconda della singola sala e del singolo pubblico. Cioè se lo vedete due volte non sarà lo stesso perché sono cambiati gli spettatori. Quando vi dicevo prima la comunicazione non verbale tra l'operatore di macchina e gli attori, ecco, è la stessa cosa. Cioè il mio vicino di posto al cinema influenza la percezione della mia visione e quindi ecco, insomma, non so perché ve l'ho detto, ma sono convinto di questa per continuare cosa. A fare questo mestiere, ecco, esatto, il motivo per cui lo faccio è perché se io non lo voglio vedere non mi interessa, infine non mi interessa, non lo vedrei, non lo voglio fare e quindi faccio delle scelte di vita normale per cui il denaro più intanto non mi serve, sì, valore, e non lo faccio per ragioni economiche. No, questo d'accordo, sei fortunato e sei bravo e virtuoso, però è vero che se puoi, come dire, questo è anche da un lato è da questa tua grande, diciamo pure, generosità per cui come dire partecipa ai progetti degli esordienti eccetera eccetera eccetera, non so, hai lavorato con Macao a Milano e altre cose che forse non so e non conosco, il nostro film stesso eccetera, però c'è anche io trovo che tu hai una certa compulsività al lavoro, nel senso che hai come questa cosa del provvisorio del cinema, forse si rovescia anche nel, come dire, di aver paura di rimanere a casa. No, non è così, guarda, stiamo proprio litigando oggi. No, non è così, perché invece io penso questa cosa. Il cinema è veramente il lavoro più bello del mondo, secondo me, ma per un motivo molto semplice, perché è un'opera d'arte collettiva e l'idea che collettivamente si costruisca, ovviamente la responsabilità è prima di tutto del regista, ma l'idea che collettivamente la conoscenza e la competenza di alcune persone e degli attori, la passione degli attori che fanno veramente il lavoro sporco e più infernale di tutti, ecco, l'idea che quest'opera d'arte collettiva venga fatta collettivamente e venga poi vista collettivamente, non mi ripeto, è un'esperienza umana assolutamente straordinaria. Non ci sono altri esempi a parte ovviamente il teatro, ecco, però insomma sono, se ci pensate, sfugge la singolarità, l'individualismo, perché è fatta da varie persone e questo rende la cosa quindi ogni volta meravigliosamente complessa e sempre diversa. Questo nessun altro lavoro artistico te lo consente. Io aggiungo questo, tu non sarai d'accordo, io penso che il set cinematografico, così come la pièce teatrale o l'opera lirica, nel momento in cui si fa, è un momento in cui la morte non è al lavoro, in cui la morte non c'è sostanzialmente, e questo secondo me, diciamo, l'essenza, diciamo, dello spettacolo, dell'opera performativa. E secondo me tu insomma, questa cosa ti riguarda. È un pensiero così profondo che non sono pronto a risponderti. Figurati. Ma no, ma è quello, perché poi la cosa interessante è che non si ripete veramente mai, perché la somma di tutte queste competenze diverse, ogni volta diverse, producono perennemente una cosa diversa. Cioè io non sento mai di aver ripetuto la stessa luce o la stessa inquadratura, perché non lo è oggettivamente, perché cambiano le condizioni generali del film e quindi è un mestiere che si rinnova continuamente in maniera sempre, sempre sorprendente. Faccio una domandina, va? Che sento che stiamo arrivando a domande dal pubblico. Come inizia? Qui c'è una domanda e anche lì. Due. Anche tre. Vai. Ciao. Io offro di più. Prima, quando stavi parlando e parlavi rispetto alla fotografia del corso sonoro, un lungo, che fa parte del fare fotografie, quindi che passando alla scuola di cinema, passando poi magari a Vitali Cavalletti, poi, e tocchi la luce soltanto quando arrivi a 50 anni, quindi questa
cassetto realizzazione molto forte che fa parte proprio, sembra una gavetta indispensabile che fa parte del cinema e che coinvolge tutti i reparti, quelli creativi soprattutto, ma anche quelli tecnici, dove fai DAT, poi magari ti avvicini. E quindi, parlando per i ragazzi giovani, qual è il consiglio? Cioè, se per, qual è l'alternativa a non mettersi in questa filiera che ti porta a iniziare a 50 anni a fare? L'alternativa è molto semplice. Guarda, è la conseguenza del discorso che facevamo prima. Quando vi dicevo che il cinema è un lavoro collettivo, l'alternativa è solo una, è creare intorno a sé un gruppo di amici che è interessato a fare il cinema. E oggi, rispetto a quello che era negli anni 80, quando la pellicola costava veramente tantissimo, questa è una cosa molto possibile, molto praticabile, molto più vicina, molto più di quello che noi immaginiamo. E allora l'idea è che questo lavoro non si fa da soli, e non si fa e, non si, e soprattutto non si può cominciare da soli. Io sono la prova provata di questo, cioè se non ci fosse stato Silvio Sundini io non sarei a fare probabilmente altro, volevo fare allora il bibliotecario. Quindi cioè consegue il discorso della visione collettiva. Noi siamo, viviamo in una società dove tendono continuamente a isolarci perché siamo molto più controllabili da soli. Allora, se voi create un gruppo di amici determinato a fare questo lavoro oggi lo potete fare veramente senza nessuna scuola, senza nessun insegnamento e senza nessuna eredità pesante da portare, e ve lo potete soprattutto veramente inventare. Allora, da questo punto di vista, i giovani che dicono ah ma la pellicola era così bella e quanti ne sento, e sono dei dementi, perché sono dei conservatori con l'idea romantica della non so di quale astrattezza artistica. Cioè il digitale è meraviglioso, le possibilità distributive del digitale sono centuplicate rispetto a una volta, mancano i luoghi collettivi di visione, ma quelli vanno anche creati, nel senso che per esempio a Macao, parlavamo di Macao prima, a Macao è stata fatta una sala cinematografica dal niente con un videoproiettore da 1.500-2.000 euro, ed è una piccola sala con del vetrone di recupero dove collettivamente si torna a vedere dei film. Allora, quindi ci sono i luoghi possibili, se non ci sono si possono inventare con pochissima spesa, e soprattutto i film si possono fare con la metà della metà della metà della metà del costo di una volta, e quindi il problema solo è superare l'isolamento. A dire che l'elettronica applicata alla fotografia segna la nascita della fotografia, tutto il resto è archeologia, e credo valga per il cinema. Continuo a sentire ragazzi ah però la pellicola, cazzo, guarda, che palle. C'è solo un argomento possibile contrario a questa passione per il digitale che credo di condividere, miracoloso. Io pensavo di trovarmi nel tempio dei vabbè. No, l'unica cosa è una questione di autoeducazione, nel senso che soprattutto nella fotografia, quelle 36 fotografie erano preziose perché erano 36 e dovevano essere sviluppate, benissimo. Ma questo è un problema personale, è un problema di autocontrollo. Nel cinema questa cosa è vera ancora meno, perché il nostro problema non è il costo della pellicola o la preziosità delle 36 foto, il nostro problema è il tempo. Allora, il nostro problema è il tempo, quindi se non c'è tempo, e noi non ci succederà mai di girare di più perché il digitale costa zero, si girerà quello che si riesce a girare in rapporto alla nostra velocità di messa in scena. Quindi la questione del digitale che si spreca è una cazzata, e vale ancora di più per il documentario. Cioè Gianfranco Rosi, che aveva vinto il Festival di Berlino nonché il Festival di Venezia con dei documentari meravigliosi e di cui il nostro paese dovrebbe essere no fiero di più, è un documentarista che nonostante giri in digitale gira con una parsimonia della pellicola. Allora addirittura Gianfranco Rosi mi racconta che lui gira delle cose e poi le butta, e dico ma scusa perché le butti, ormai le hai girate? Ma no, perché non mi piacevano e le ho cancellate. Cioè, ha cancellato il digitale. L'unica cosa che la scuola può insegnare è un metodo, non cosa fare, ma il metodo con cui farlo. Perché forse l'unica. No, un'altra cosa insegna la scuola, cioè non insegna, ma serve a mettere insieme persone che hanno la stessa passione. Questo serve alla scuola. Sono pienamente d'accordo. Ma
Domanda. Prima si è parlato del rapporto anche tuo con la pubblicità, visto che ho capito anche come la pensi da un certo punto di vista, ti faccio delle domande iperboliche. No, ma sono anche abbastanza d'accordo. Io vorrei capire però questo: perché secondo te all'estero riescono a fare qualcosa di artistico all'interno della pubblicità? E quindi molti registi come Cunningham o Gondry sono riusciti a passare dalla pubblicità al cinema, e in Italia invece abbiamo questa difficoltà a fare qualcosa di diverso dal detersivo sovraesposto di cui parlavi prima. Bene, quello era degli anni 70. Sì, chiaramente. Ma guarda, io però... purtroppo non so risponderti perché non voglio snobbizzare la questione, ma non vedo la televisione perché mi addormento immediatamente, quindi non ho la televisione e non pago il canone, giustamente. Ma detto questo, io vi inviterei anche a essere un po' meno esterofili, perché francamente, e non lo dico perché sono parte di questo sistema di produzione cinematografica italiana, io penso che in Italia si fa un cinema eccellente e non abbastanza riconosciuto. Io ho visto l'altro giorno un film meraviglioso che si chiama Fiore, che vi inviterei tutti ad andare a vedere. È un film meraviglioso, fatto con veramente quattro spiccioli. È un film potentissimo, un film che nessuno in Europa riuscirebbe a fare in quel modo e con quella scarsità di budget. I documentari di Gianfranco Rozzi, di cui vi ho parlato, quei documentari Gianfranco se li fa da solo, cioè lui va da solo, ci ha messo 3 anni a fare il documentario sul Sacro Graal e ci ha messo 1 anno a fare il documentario su Lampedusa. Allora, non c'è nessuno, sì, c'era Wiseman che faceva una cosa di questo tipo. Noi abbiamo uno dei più grandi documentaristi italiani, abbiamo una serie di giovani registi assolutamente meravigliosi, vari per stimoli, per invenzione, per stile. Ecco, e invece tutto questo viene continuamente dimenticato da una critica cinematografica ostile, perché i critici detestano il cinema, non si capisce perché, e da un paese che sostanzialmente detesta se stesso. Perché il risultato di questi 20 anni berlusconiani sono stati che gli italiani si detestano, e quindi giustamente forse anche, ma non sempre, perché invece è un paese, scusate, veramente io non ne posso più dell'esterofilia, cioè è una cosa inaccettabile. No, ma infatti io non facevo un discorso di qualità del cinema italiano, io penso che il cinema italiano possa andare molto avanti, tra l'altro anche Gomorra stesso, anche certi tipi di lavori che vengono fatti adesso sono molto potenti. Io mi chiedevo come mai nella pubblicità non ci sia lo stesso livello artistico che c'è invece all'estero. Se è una questione di industria, secondo te, o se è una questione, non lo so, penso, intellettuale, che, culturale? Quelle poche volte che ho fatto delle pubblicità, perché obbligato dalla collaborazione con i registi con cui lavoro, rarissime, ho notato una certa convenzionalità nelle proposte, ma questo però non sono in grado di rispondere. Quel discorso che dicevi prima, cioè di non riuscire un attimo a uscire dall'accademismo, sì, forse dalla sì, didattica. Sì, ma questo sì, è possibile. Però vi prego, cioè, cercate di vederli questi film, perché Fiore è un film che durerà ancora 2 o 3 giorni. Io vi assicuro che chi lo vede rimane veramente sconcertato, i pochi che riescono a vederlo. Ma ho fatto un esempio, l'ultimo esempio che mi capita, ma insomma ce ne sono stati decine, decine e decine, e quanto più sono poveri quanto più sono interessanti. Io penso che Gig Robot per esempio sia uno degli ultimi capolavori più recenti che abbiamo continuamente, cioè se questo paese iniziasse a guardarsi con un po' più di interesse sarebbe una buona cosa per tutti, perché è proprio in questo disgusto un po', lasciatemelo dire, in questo disgusto verso il prossimo un po' internettistico e un po' grillino, passano delle cose pericolosissime. Adesso non voglio scatenare la politica, per carità, però cioè, la rissa e il disprezzo internettistico è un modo, è quello a cui ci ha portato questo ventennio catastrofico. Io... altre domande? La mia era una domanda tecnica, visto che prima hai citato l'HDR come grande innovazione, so che nell'ultimo anno questa cosa sta prendendo piede. Però la mia domanda era sempre nel rapporto tra digitale e pellicola. Riguardo all'HDR, in quest'ultimo periodo mi pare che ci sia il tentativo di applicare l'HDR stesso a lavori in pellicola, cioè in modo retroattivo. Lei come direttore di fotografia andrebbe a modificare un suo film per renderlo più
in linea con le nuove tecnologie. Sì, vabbè, guarda, mi è fatto venire in mente una cosa che non vi ho detto. Adesso io, come sempre, un po' iperbolicamente ho decantato delle cose e ne ho bistrattate altre. Cioè, il problema della pellicola, io non ho niente contro la pellicola, c'è stato un momento negli anni 90, in cui la pellicola venivano girati i film in pellicola con negativo, poi venivano digitalizzati per stamparli più comodamente, un'operazione piuttosto ragionevole dal punto di vista della riuscita formale, nel senso che sul digitale si riescono a fare delle correzioni che nella tradizionale stampa su pellicola non si potevano fare, quindi uno strumento molto utile per rendere il film simile a quello che dovrebbe essere nella nostra mente. Poi questa digitalizzazione veniva, come dire, riportata su pellicola, cioè veniva interrotto quella misteriosa e miracolosa e magica, assolutamente, non voglio assolutamente dire di no, questo magico passaggio della luce attraverso il negativo, dal negativo al positivo, e miracolosamente il proiettore su pellicola della sala cinematografica restituiva quella trasparenza e quella meravigliosa tridimensionalità che è data proprio dalla luce che passa attraverso un supporto di celluloide. Questa cosa, nel momento in cui l'abbiamo spezzata digitalizzando il negativo per stamparlo, l'abbiamo distrutta, l'abbiamo interrotta coscientemente. I proiettori di adesso sono dei proiettori dove non c'è più la pellicola, per fortuna, nel senso dove miracolosamente da un segnale digitale si vede una proiezione di qualità, posso dire anche superiore rispetto a una volta, perché quando io giravo i film in pellicola e li stampavo in pellicola e li andavo a vedere nei cinema, mi veniva la bile, perché uno era verde, uno era giallo, uno era scuro, uno era chiaro, cioè non c'era un proiettore uguale all'altro. Adesso i proiettori sono tutti uguali e quindi non ci sono più le righe, non si spezza la pellicola, non ci sono i peli, cioè c'è una pulizia straordinaria, ma abbiamo spezzato quel sistema lì, quindi la pellicola è finita, non esiste più, cioè non ha più senso girare in pellicola e proiettarla in digitale, non c'è più quel passaggio della luce attraverso la pellicola. Quindi ogni operazione di ritorno alla pellicola è un'operazione romantica e totalmente insensata, oltre che costosa. Quindi io no, sì, non ha più niente a che vedere. Cioè io poi non adesso vi ho parlato dell'HDR, per fortuna si inizia a usare, ma insomma quella non è che una delle tante cose che stanno succedendo, ma ce ne sono infinite, quindi le possibilità che il digitale offre sono ancora tutte da esplorare. Insomma, io vi ripeto, se la fatica che facevo quando abbiamo girato La Grande Bellezza, che è l'ultimo film che io ho fatto in pellicola, ci hanno distrutto 2 giorni di negativo intanto, perché i laboratori erano ormai in via di dismissione e quindi non sapevano più fare niente, e abbiamo dovuto rigirare 2 giorni. E poi questa pellicola 500 ASA era un inferno, perché io la tiravo a 1000 perché avevo bisogno di più sensibilità, veniva fuori una grana mostruosa, e adesso io giro a 2000 ASA senza nessun problema, devo solo slittare una rotellina, insomma, cioè la mia vita è cambiata. Se io decido che non voglio più illuminare, che voglio girare un esterno notte così com'è, ma non mi pongo più minimamente il problema, nessuno mi impedisce di metterle le luci, cioè non è che la possibilità di girare senza le luci uccide la creatività data dalla necessità di metterle, tutt'altro, semplicemente fai una scelta di necessità o di estetica. Quindi insomma io mi sono liberato da una serie di catene e queste catene io non le voglio più ritrovare. Il proletariato che... Ultima domanda, credo. Sì, io volevo fare una. Volevo innanzitutto dire che sono totalmente d'accordo con quello che hai detto prima per quanto riguarda il cinema italiano, e anch'io sono d'accordo sul fatto che dire che il cinema italiano non sia più quello di una volta, che non sia più bello come quello di una volta, è una grandissima bugia. Semplicemente forse è diverso, ma non per questo è meno bello, meno interessante o meno variegato. Una cosa che però volevo dire, io ho avuto soprattutto recentemente la possibilità di andare a vedere alcuni festival di cortometraggi, di lungometraggi indipendenti, piccoli, in realtà cinematografiche piccole, soprattutto Nord Italia per adesso. E i cortometraggi che ho visto in concorso, quindi di ragazzi che per la prima volta o per la seconda, insomma, facevano i registi, facevano appunto i filmmaker in senso più generale,
era proprio, come dicevi tu, questa mancanza dell'osservazione e questa esterofilia che si è impadronita assolutamente della loro creatività, e loro quindi vanno a confrontarsi con qualcosa che spesso magari per i loro mezzi non sono neanche in grado di creare. Per esempio, non so, un ragazzo che prova a fare un thriller militare avendo tipo 100 euro di budget, cose così, no? Perché hanno quel confronto e quindi il risultato poi diventa veramente impietoso. E quando qualcuno prova a fare con appunto pochissimi mezzi, quindi puntare sul concetto che si è costruito con gli anni guardando film oppure appunto guardando la realtà semplicemente, magari poi viene tacciato di becero intellettualismo, insomma. E quindi questa secondo me è un po' una cosa che rischia di isolare un po' queste persone in una sorta di torre d'avorio, di isolarli dalla realtà oppure di non farli proprio nascere, da un lato. E dall'altro lato è quello di effettivamente veramente per il futuro rischiare che il cinema italiano cada, perché se la nuova generazione è così, allora veramente rischiamo tanto. E quindi questo che volevo dire, insomma. Sì, sono sostanzialmente d'accordo. Diciamo che io credo che il problema sostanziale sia che mancano i luoghi dove vederli, questa è la questione fondamentale, e quindi poi diventando un prodotto di nicchia non il ripetere inutile gli stilemi dell'estero mi sembra inevitabile, insomma. Però detto questo, ho visto anche dei corti meravigliosi, sì, no, certo, questo. E soprattutto è aumentata la possibilità di farla, è diminuita la possibilità di vederla, ma questo dipende solo da noi, assolutamente. Allora, signori, ringrazio Luca. Credo che siamo stati separati alla nascita, perché concordo su praticamente tutto. E lo ringrazio e devo dire profondamente di essere stato qua. E come piccolo pegno del nostro affetto, ti diamo questa tessera ad honorem. No, purtroppo no, non ci abbiamo una lira, ma una tessera per sempre di socio dell'AFIP, della nostra associazione. Grazie naturalmente anche ad Alberto, sai bene, che ha condotto molto bene la cosa. Prossima lezio probabilmente Germano Celant sul rapporto tra arte e fotografia, vi informeremo, e poi Vanessa Vico.